Chiediamo al dottor Alberto Ghisalberti, della direzione Comunicazioni Italcementi, che cosa in sintesi ha rappresentato questa nuova sfida di Italcementi. È una sfida per Italcementi, è una sfida perché sarà il nostro nuovo centro di ricerca e innovazione in cui si concentreranno tutte le attività internazionali del gruppo Italcementi. Ritengo sia stata una sfida per tutti i colleghi, soprattutto che hanno seguito la parte progettistica e di realizzazione. Dal nostro centro di ricerca e dai nostri centri di ricerca attualmente escono i prodotti innovativi che caratterizzano l'attività del gruppo Italcementi. Il primo è stato il TIX Active, come abbiamo già detto, il cemento mangiasmog che contribuisce a battere gli inquinanti nei centri urbani e mantiene inalterata nel tempo la qualità estetica dei manufatti ed è utilizzato per l'iLab. Soprattutto poi è stato realizzato il famoso cemento trasparente, il cemento che viene utilizzato in questi giorni, che è stato utilizzato per la realizzazione del padiglione italiano dell'Expo di Shanghai, visitato da milioni di persone. L'iLab è stata una sfida per le aziende che hanno contribuito a costruirlo perché hanno dovuto adeguarsi e informarsi su quelli che sono gli standard LEED, quindi abbiamo dato anche un segno nel campo delle costruzioni di attenzione alle tematiche LEED. È stata una sfida, è stato un impegno che è stato coronato da oggi ad oggi da due importanti riconoscimenti. Il primo è il Green Good Design, che è un premio internazionale americano che risale agli anni 50, che viene assegnato agli edifici con un forte tasso di innovazione e attenti alle tematiche dello sviluppo sostenibile. Un altro importante riconoscimento è l'European Green Building Award, che è stato assegnato nel mese di maggio, il mese scorso, al nostro edificio. È un Oscar dell'Unione Europea che viene assegnato agli edifici con un'alta attenzione energetica e un'alta efficienza energetica. Direi di questi due riconoscimenti siamo estremamente soddisfatti.